hanno un tasso di natalità che è inferiore al 2,1%. Significa che due genitori non lasciano in eredità alla generazione successiva due figli. Parliamo ovviamente della popolazione autoctona, perché il più alto tasso di natalità degli immigrati consente anche in Italia di riequilibrare la bilancia demografica, ma comporta altre problematiche. L'Italia, come popolazione autoctona, brilla per essere agli ultimi posti per tasso di natalità, che è dell'1,34%. Bene, se noi oggi non siamo in grado di perpetuare la vita, noi siamo consapevoli che questo, da un lato, corrisponde al venir meno della nostra società sul piano demografico, dall'altro corrisponde all'estinzione della nostra civiltà, che la società autoctona veicola e tramanda. Se noi ci volessimo del bene, e qui torna il discorso dell'amore, se noi ci amassimo, dovremmo investire nella promozione della cultura della vita, dovremmo investire nella promozione della natalità, della maternità, dovremmo investire affinché i giovani possano con certezza avere tutto ciò che serve a costituire delle famiglie e avere il desiderio di mettere al mondo dei figli. Invece se facciamo esattamente l'opposto, e qui non è, torno a ripetere, un discorso religioso, ma è un discorso razionale che riguarda il futuro della nostra società. Siamo come ossessionati da promuovere in tutti i modi l'aborto, l'eugenetica e l'eutanasia. Non ci curiamo del futuro dei giovani. Oggi, ed è un dato recente dell'Istat, il 60% dei giovani in Italia al di sotto dei 30 anni continua a vivere nell'abitazione dei propri genitori, o perché non può permetterselo perché non lavora, o perché semplicemente non sono interessati ad avere una propria famiglia, a mettere al mondo dei figli, o per entrambe le questioni. Nel momento in cui i giovani concepiscono la felicità e la libertà come un qualcosa che attiene alla dimensione dell'avere e dell'apparire e non alla dimensione dell'essere, ebbene questa concezione della felicità e della libertà la si può esplicare meglio a casa dei propri genitori. Dobbiamo
spazio per alcune domande. So che stare a volte un po' anche appollaiati, ci diamo un quarto d'ora ancora di tempo per alcune domande, in modo tale che il dottor Cristiano magari all'anno possa rispondere. Credo che se venite qui al microfono. Buongiorno, Gianluca De Bonino, assistente alla volontà di Ticino. Parlerò più forte. Allora, sono Gianluca De Bonino della facoltà di Ticino. La ringrazio per la presenza e ringrazio l'organizzatore Don Bruno per averci dato la possibilità di affrontare almeno una professione di medicina. Come studente, sono un po' la voce, professione di medicina la visione dell'uomo da un altro punto di vista, perché è materiale, è spirituale. Nel suo discorso, la parte che dopo solo sentire, lì ha parlato di relativismo, ha parlato di condizione dell'uomo come coordinate, come specificità, ecco. Mi ha ricordato moltissimo le tre coordinate che nominava Charles Fourier quando parlava di lié, moment e ras. Nella lié mi sembra di inserire nel suo ragionamento la coordinata religiosa dell'uomo. E qui inserisce poi dopo il ragionamento sul fatto che bisogna tenere ferme le proprie identità. Quindi, se non ho capito male, una delle identità dell'uomo è anche la sua identità religiosa. Molte sono le identità dell'uomo, molte sono le correnti di pensiero che hanno formato o le culture che hanno formato l'Europa nel tempo. Perché, e ne sono convinto di questo, che una delle origini dell'Europa è appunto il cristianesimo, quindi la religione cristiana. Ma perché un forte movimento mira appunto a inserirlo nella Costituzione europea? Lì ha detto appunto che se non sappiamo chi siamo, se non difendiamo la nostra cultura, rischiamo di, appunto, di scomparire da quella cartina geografica che come identità, ecco, prendo anche questa visione. Ma perché per forza inserirla? Se i valori che ormai sono nostri, cioè ovvero quelli anche della religione cristiana, ormai sono i nostri, quindi tutte le leggi che da queste vengono sono fatte con questi valori, perché inserirlo proprio con dicitura? Grazie. Grazie. No, magari fosse così. Cioè, la verità è che oggi, innanzitutto, è bene che sappiate, visto che siamo all'interno della facoltà di giurisprudenza, che l'80% delle leggi italiane oggi sono la trasposizione delle direttive dell'Unione Europea. Queste direttive sono espressione non della libera volontà dei rappresentanti dei popoli europei, quindi espressione del Parlamento dell'Unione Europea. Il Parlamento dell'Unione Europea nasce e resta a tutt'oggi sostanzialmente un organo consultivo. Chi ha la prerogativa dell'avvio dell'istanza legislativa è la Commissione Europea e il Consiglio dell'Unione Europea. Cioè, la Commissione Europea sono i burocrati che vengono designati dai governi, il Consiglio dell'Unione Europea sono i ministri e i capi di Stato e di governo dell'Unione Europea.